Quale posto migliore per Via Tortona per presentare una delle più importanti anteprime a quattro ruote del fuorisalone? Citroën e Gufram insieme per C4 Cactus Unexpected by Gufram, una vettura che fa dell'air bump il suo pezzo di design principale. Infatti, tra le anteprime assolute della Milano Design Week, la nuova Citroën C4 Cactus Unexpected by Gufram, una concept car realizzata a quattro mani con la storica azienda italiana di arredamento, famosa per il suo stile dissacrante e anticonvenzionale, un po' come la C4 Cactus, insomma. Ispirata, guarda caso, al Meta Cactus, uno dei prodotti più iconici di Gufram, la vettura sostituisce gli iconici air bump con un altrettanto iconico rivestimento in morbido poliuretano, e l'effetto è davvero divertente. Location completamente diversa, ma soprattutto idea diversa, quella che Renault Italia ha portato al Salone del Mobile di Milano e in particolare al Fuorisalone. Siamo sempre in zona Tortona, il cuore del Fuorisalone della Design Week milanese, e questa è la suite Mégane Grand Coupé, l'iniziativa di Renault per questo Salone del Mobile. Nasce dalla collaborazione tra Renault Italia e NAO Milano la suite Mégane Grand Coupé, la prima camera d'hotel di lusso a quattro ruote a cui si accede direttamente dalla portiera posteriore della nuova berlina coupé della Losanga. Un'installazione esperienziale di tutto rispetto, situata presso lo spazio Super Studio 13, a pochi passi dall'Unconventional Hotel NAO Milano di Via Tortona. In più, per raggiungere gli eventi della Design Week, Renault ha messo a disposizione una flotta di 30 vetture top di gamma, noleggiabili gratuitamente, con o senza conducente, grazie a una collaborazione con Avis. Un fuorisalone, quello di Renault, quindi, all'insegna del comfort, dell'eleganza e dei servizi pensati per rendere la vita un po' più facile. Easy life, come recita Renault. Potrebbe essere definita un art car, una di quelle storiche che BMW propone da oltre 40 anni. Stiamo parlando della BMW i8 Memphis Style, una delle due vetture che Garage Italia Custom ha realizzato in collaborazione con BMW, ispirando allo studio Memphis di Michele De Lucchi, che era presente alla presentazione qua a Milano, in Piazza Gaiolenti, il centro della Milano che cresce, la Milano capitale del design di questa settimana del Salone del Mobile. Ispirandosi allo stile visionario del gruppo Memphis, movimento artistico e culturale che ha rivoluzionato il mondo del design negli anni 80, sono venute fuori le BMW i3 e i8 Memphis Style, due autentici manifesti della cultura pop anni 80 su quattro ruote. Il gruppo Memphis, fondato da Ettore Sozzas e Michele De Lucchi nel lontano 1981, si poneva in completa antitesi con il funzionalismo e con qualsiasi logica commerciale, dando vita a oggetti d'arredo dalle linee audaci, caratterizzati da materiali inconsueti e pattern grafici fuori da ogni schema. Uno stile sicuramente provocatorio, con figure geometriche e colori ispirati alla pop art e al kitsch, una sorta di ribellione al design minimalista degli anni 70, che ritroviamo intatto in queste due auto. In particolare, la realizzazione di queste due vetture è stata estremamente meticolosa e ha richiesto oltre 5 settimane di lavorazione. Su ogni vettura sono state infatti applicate diverse mascherature prima delle differenti fasi di verniciatura per ricreare i singoli pattern. Sono ben 8 gli strati di colore applicati sulla carrozzeria, un numero che testimonia l'elevata complessità dell'intero processo.
e anche dentro è chiara la volontà di distaccarsi dalle convenzioni, che prevedono abbinamenti di materiali e colori troppo spesso definiti e schematici. Qui invece differenti materiali per i rivestimenti, come tessuto tecnico, come l'alcantara, come la pelle foglizzo, con abbinamenti cromatici in forte contrasto tra loro, la fanno da padrona. Un nuovo progetto di comunicazione vedrà invece la nuova Toyota Yaris Hybrid in esposizione dal 4 al 9 aprile presso la stazione Bike Me di Bergognone Tortona. La nuova Yaris Hybrid, recentemente ristilizzata al Salone di Ginevra, è l'unica nel segmento B ad offrire la tecnologia Full Hybrid, ibrido come il bike sharing Bike Me di Milano, che offre bici tradizionali ed elettriche in tutta la città. Un esempio di integrazione, dunque, tra mezzi pubblici, mezzi privati e mezzi in condivisione. L'intera stazione ferroviaria di Milano Cadorna si riveste di ABART con una massiccia campagna di comunicazione che durerà per tutto il mese di aprile. Questo l'omaggio dello Scorpione alla città del design, con un esemplare di 124 spider che renderà un po' più emozionante il transito di pendolari e turisti nello scalo ferroviario. Il costruttore dei quattro anelli interpreta con stile la Milano Design Week con l'Audi City Lab, un laboratorio di idee dove poter discutere sulla mobilità del futuro nella splendida cornice dei luoghi più significativi della città di Milano. Quest'anno, al centro dell'attenzione, allestita presso uno storico palazzo di Corso Venezia, ci sarà l'intelligenza artificiale sulla gamma 5 e, in anteprima nazionale, la sportiva RS5. Oltre alle varie conferenze sul tema, nel chiostro dell'edificio spicca Sonic Pendulum, una scultura che sfrutta un algoritmo, proprio intelligenza artificiale, per riprodurre suoni in base al movimento dei visitatori. Ed è niente poco di meno che un esemplare di Porsche Carrera GTS bianco a risaltare all'interno del Porsche Design Store di Milano, che ospita una mostra con tutti i migliori pezzi del Porsche Design. Si chiama Iconic Heritage Iconic Pieces, la mostra della divisione Porsche Design allestita dal 4 aprile all'interno del Porsche Design Store di Milano. Una retrospettiva di 24 prodotti iconici, realizzati anche in collaborazione con illustri brand, che hanno fatto la storia passata e recente del marchio. Anche se l'attenzione più grande è sicuramente riservata alla 911 GTS, ingombrante presenza all'interno dello store. Tra i pezzi di design più ammirati? Sicuramente la 911 Soundbar, realizzata partendo dal silenziatore e dal doppio scarico di una Porsche 911 GT3. A Milano c'è anche spazio per le anteprime nazionali, come Range Rover Velar. Parola d'ordine del concept creativo creato da Land Rover in collaborazione con Vadrat e Born Creative Leaders è Less is Pure. Allestito presso il Museo della Permanente di Milano dal 4 al 9 aprile, è un progetto che porta il visitatore in una dimensione senza tempo, in cui vivere un'esperienza visiva, sonora e tattile all'insegna del riduzionismo. Questo è il concetto attorno a cui ruota il design del nuovo Range Rover Velar, il quarto modello della famiglia Range Rover, svelato in anteprima nazionale attraverso un percorso di immagini e suoni ispirati al tema del minimalismo.